L'altra radio. L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta? Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Tanto non capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio. Buon martedì 22 marzo e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora continua a tenere banco in casa Bari l'ambigua prestazione della squadra di Camplone in quel di Novara. Anche questa mattina vi faremo compagnia con le nostre notizie, i nostri commenti e siamo pronti anche per ascoltare la vostra voce. Ma quest'oggi vi preannunciamo un collegamento telefonico da non perdere con un ex calciatore del Bari. Anche questa mattina con me Luca Delle Terris. Ciao Luca, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno a te Nicola, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Come sempre linee aperte per i tifosi del Bari, chiamateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro sondaggio odierno che riguarda la corsa ai playoff. Intanto ieri Ternana che ha battuto l'Avellino, quale squadra evitereste negli scontri per la Serie A? Quale squadra vi fa più paura tra quelle in lotta per i playoff? Chiamateci e fateci conoscere la vostra opinione in diretta al numero 080-524-0424, ripeto 080-524-0424, oppure inviateci dei messaggi o delle note vocali tramite WhatsApp al numero 334-3837-444, ripeto 334-3837-444. E allora, come detto, tiene ancora banco la strana prestazione del Bari a Novara. Da un lato c'è chi si esalta per la vittoria, per i sei punti nelle ultime giornate, per un reparto offensivo in grande spolvero. Dall'altra parte lascia molti dubbi la fase difensiva del Bari e soprattutto l'atteggiamento rinunciatario, nonché l'approccio sbagliato alla gara avuto dalla squadra nel primo tempo del Piola. C'è chi parla di scarsi equilibri tattici o chi punta il dito su una mentalità non proprio vincente da parte di questo gruppo di calciatori. Beh, io credo che se non si entra in campo concentrati puoi anche giocare con un 5-4-1 con tutta la squadra in difesa, ma subiresti comunque l'avversario, quindi non credo sia un problema di modulo offensivo baricentro troppo alto. Questa è una squadra che non ci sta con la testa e questa ormai è una consuetudine, e questo è un fattore che si acuisce purtroppo fuori dal San Nicola. Poi ci sono questi scatti d'orgoglio, queste grandi giocate dei tre tenori, come sono stati ribattezzati i tre attaccanti, ma io dopo, lo dico ora, dopo due vittorie consecutive, a me questo Bari non convince, perché voglio vedere un cambio di atteggiamento, voglio vedere una squadra che gioca concentrata per 90 minuti e che soprattutto faccia in campo quello che prova in allenamento. Insomma Luca, nonostante questi sei punti e le otto reti realizzate, a me personalmente questo Bari non convince. C'è qualcosa da rivedere, qualcosa da affinare, anche perché voglio dire, le giocate dei singoli vanno bene, accadeva spesso anche con Nicola, però chiaramente può esserci la giornata in cui il singolo non riesce ad incidere, quindi questo può diventare un problema. Quindi magari con una manovra più fluida, un gioco di squadra maggiormente propositivo, penso che possa diventare tutto più semplice anche in quelle giornate in cui magari il singolo non riesce ad esaltarsi o comunque non riesce a trovare la zampata, la giocata vincente che possa far vincere la partita. Quindi penso che bisogna andare in questa direzione anche in chiave playoff, dove sarà importante secondo me la coesione di un gruppo che non mi sembra proprio al 100%, quindi è importante ricompattarsi tutti insieme e andare nella stessa direzione. Per fortuna che la gara di Novara, ma non solo quella di Novara, sta dando comunque sia sta mettendo in luce degli aspetti positivi, e uno di questi sono sicuramente le prestazioni di Alessandro Micai. E proprio di Micai si parla sul forum di orgogliobarese.it. Leggiamo qualche commento. C'è l'utente Guerriero Biancorosso che dice: Micai, gran portiere, unico appunto sul primo gol, secondo me era mal posizionato, ma comunque sì, abbiamo un portiere anche per il futuro, vista comunque l'età giovane di Micai. Mentre l'utente Tenia dice: è semplicemente formidabile, secondo me avrà un grande futuro. Mentre Madsen dice: il suo posizionamento e i riflessi sono assolutamente i suoi punti di forza, molto bravo anche nelle uscite
Io con Mikai non avverto quella sensazione di brivido costante che avevo quando in porta giocava Guarna. Mentre l'utente blu Yes Vegan dice: io a Mikai rimprovero solo due cose: volendo far ripartire l'azione da dietro, dà quasi sempre la palla ai difensori invece di lanciare lungo, e questo è sicuramente positivo, se non fosse che a volte passa la palla in modo un po' troppo affrettato e i compagni sono pressati dagli avversari. Un'altra cosa che non mi piace è sicuramente positiva la sua grinta, il suo incitare i compagni, ma secondo me è troppo eccessiva la foga e la rabbia con cui si rivolge ai compagni di squadra. Mentre c'è l'utente Mazinga Biancorosso che dice: a me Mikai, per riflessi, sicurezza e carisma nel comandare e sgridare la difesa, ricorda molto Chimenti e Mazzantini. Di portieri più recenti lo avvicino a Frey, ricordiamo ex portiere della Fiorentina ma anche dell'Inter. Luca, sposo appieno quanto scritto da un utente, vale a dire questa sicurezza che trasmette Mikai, cosa che con Guarna non sempre accadeva. Sì, una sicurezza. Poi riguardo il commento dell'altro utente che parlava magari del fatto che Mikai si facesse, diciamo, sentire in maniera troppo pesante con i compagni di reparto, io credo che sia anche legittimo. Alla fine il portiere deve comandare la difesa, quindi io credo che sia giusto che lui utilizzi, diciamo, anche la sua voce per farsi sentire e per dare un segnale ai compagni di reparto. Poi è chiaro che le difficoltà avvertite dal Bari e in particolar modo dal reparto difensivo hanno inciso parecchio, e sul fatto che in alcune occasioni non è stato proprio impeccabile nel far ripartire l'azione, sono d'accordo. Anche a Novara ha fatto ripartire velocemente un'azione, tra l'altro con le mani, e subito dopo il Novara ha recuperato palla, è stato chiamato a un nuovo intervento straordinario in quell'occasione, una grande parata proprio su un tiro del Novara, e quindi bisogna cercare anche magari di fare attenzione a questi particolari, che in alcune occasioni l'abbiamo visto proprio, l'abbiamo sperimentato proprio sulla nostra pelle contro il Crotone, e possono fare la differenza. Intanto arrivano i primi messaggi in redazione, c'è un radioascoltatore che non si firma, che dice: io ai playoff penserei soltanto a noi, soltanto al Bari, perché la nostra mentalità in campo fa paura. Per quanto riguarda la difesa, io proverei Scalera. Questo è un ritornello che si ripete spesso, questa volontà magari di provare i giovani della primavera, però io ripeto, su questo sono sempre molto scettico, perché secondo me non sono ancora del tutto pronti, e soprattutto in un momento così delicato della stagione rischieresti comunque di bruciarli. Intanto si è tornato a parlare, cambiamo ora argomento, si è tornato a parlare di Winston e dei cinesi che dovrebbero essere ancora interessati al Bari, ed è stato proprio il presidente del Bari, Gianluca Pavaresta, ad affrontare questo argomento nel corso dell'evento organizzato in un noto hotel cittadino nella giornata di ieri sera per celebrare i 40 anni di Radio Cronache di Michele Salomone. Ovviamente noi ci uniamo alle felicitazioni al caro Michele, voce storica del Bari Calcio, ma ascoltiamo cosa ha dichiarato Pavaresta, parole raccolte dai nostri amici di Moab Eventi. Devo dire che le notizie non ci sono, oltre che non quelle che tutti quanti voi sapete, io l'ho già detto diverso tempo fa, novità non ce ne sono. Se ci fossero, sia io che il dottor Giancastro, siamo pronti ad ascoltare quello che potrebbe arrivare, non a noi, ma abbiamo proprio la garanzia della trasparenza dell'operazione. Abbiamo individuato nell'advisor una banca del territorio, ma una banca importante come la Banca Popolare. Ci sono delle procedure che devono essere seguite per poter procedere nella trattativa. Se queste procedure al momento non sono state nessuna eseguita, se dovesse qualcuno voler avvicinarsi a Bari, che sia cinese, che sia di qualsiasi paese, io, ripeto, e l'altro socio, dottor Giancastro, abbiamo affidato l'incarico alla Banca Popolare di Bari, però in merito a questi cinesi nulla al momento la Banca Popolare ha ricevuto di quello che aveva richiesto, perché è una prassi internazionale, non è una prassi che sceglie la banca o sceglie la società. Però, Luca, scusami, ma come mai secondo te le idee sono opposte? Perché poi dall'altra parte si dice tutt'altro. Ma questo non lo so, io non so che cosa rispondere a questo. Sappiamo cosa poter dire, poter aggiungere. Ripeto, c'è
c'è, credo, a garanzia di tutti, ma soprattutto della città, della tifoseria, del sindaco, che è il primo cittadino, quindi anche il primo tifoso, di tutti i tifosi, la garanzia che l'istituto di credito più importante del territorio è il nostro advisor, e per garanzia di massima trasparenza. Se fosse stata una trattativa condotta da me o dal dottor Giancalco o da qualsiasi altro professionista, ripeto, incaricato dal Bari, poteva sembrare un voler non vendere o altro, ma invece non è così, perché, ripeto, c'è un advisor che, advisor significa incaricato a trattare per conto della nostra società. Quindi, secondo Gianluca Paparesta, non ci sono novità, si aspettano ancora i primi passi concreti da parte della Winston. Mentre la Winston, dopo questo meeting che c'è stato la settimana scorsa a Shanghai, starebbe preparando un'offensiva, chiamiamola così, per avvicinarsi al Bari, e molto probabilmente a metà aprile, ma questo l'abbiamo detto già le settimane scorse, Zheng dovrebbe tornare a Bari e quindi intavolare eventualmente una trattativa diretta con l'advisor del Bari, vale a dire la Banca Popolare di Bari. Intanto ci sono altre notizie inerenti alla società, perché comunque sia non tutto è fermo, perché l'abbiamo detto anche qualche giorno fa, Paparesta comunque starebbe incontrando degli investitori, pare ci siano delle trattative in corso sia con alcuni imprenditori locali ma anche alcuni imprenditori a livello nazionale, proseguono le trattative, proseguono i contatti, però al momento non ci sono variazioni nell'asset societario, con il 95% delle azioni che sono ancora in mano a Gianluca Paparesta e il restante 5% in mano a Gian Caspro. Ma Gian Caspro che potrebbe esercitare un diritto di prelazione sul restante 95% delle azioni, e questo potrebbe, stando ad alcune indiscrezioni, farlo entro un termine preciso. C'è chi vociferava il 23 e il 26 di marzo, ma secondo alcuni potrebbe essere anche il 30 marzo, la data ultima a disposizione di Gian Caspro per poter aumentare la propria quota nel Bari. Insomma, staremo a vedere come si evolverà la situazione. Fatto sta che al momento è tutto fermo, nessuna novità, nessun cambiamento in vista, ma soltanto molte voci, molte indiscrezioni. Bene, ora avviciniamoci a un argomento che sta facendo molto discutere in queste ore, vale a dire da alcune dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Cesena, Massimo Drago, al termine della gara persa dalla sua squadra contro il Lanciano. Drago si è lamentato dell'arbitraggio, sin qui non c'è una grossa novità, l'arbitraggio del signor Nasca di Bari, e Drago che ha dichiarato: certe designazioni arbitrali non mi piacciono, quando ci sono due squadre che si contendono qualcosa di importante non si può mandare l'arbitro di quella città. Ovviamente chiaro riferimento a Bari, perché appunto Nasca è di Bari. Luca, Drago che non è la prima volta che si lascia andare in certe dichiarazioni verso Bari, e magari possiamo definire una caduta di stile da parte dell'allenatore del Cesena. Sì, secondo me sono dichiarazioni a dir poco incommentabili contro quello che dovrebbe essere lo spirito del campionato. Cioè, per carità, va bene tutto, va bene la competizione, va bene, ok, che stiamo entrando in una fase importante del campionato, ma questa dietrologia è davvero la trovo a dir poco fuori luogo e del tutto inappropriata, soprattutto da un allenatore esperto e navigato come Drago. Quindi sinceramente io credo che sia un argomento davvero da lasciar passare, anche se probabilmente chiederei spiegazioni al signor Drago e davvero chiederei il perché di questa sua uscita, visto che comunque il Lanciano nell'ultima partita ha assolutamente meritato la vittoria contro il Cesena. Vabbè, questa opportunità l'avremo tra poco, visto che tra qualche giornata si giocherà Bari-Cesena, quindi molti avranno la possibilità di porre questa domanda a Massimo Drago. Intanto ieri Bari ha ripreso la preparazione dopo la vittoria di Novara. C'è una novità importante, perché si è unito al gruppo anche Beppe De Luca, che nella giornata di venerdì, secondo notizie che ci sono giunte, ha lasciato il Cesenatico dove si stava curando dalla pubalgia. È stato qualche giorno
a Varese, a casa dei suoi genitori, per poi tornare appunto nella giornata di ieri a Bari, mentre sono ancora out Di Noia insieme a Genzoglu e anche Minala, che continua a, insomma, non solo a non essere impiegato, ma anche a non essere ad avere ancora problemi dal punto di vista fisico. Insomma, è arrivato qui a metà gennaio, ormai il campionato è quasi finito. Vabbè, di questo ne abbiamo parlato anche altre volte. Intanto è scattata la corsa al biglietto per la gara di Salerno. Ieri anche il nostro Luca Deleteris era in fila per un tagliando. Allora Luca, oltre ad aver firmato qualche autografo, che cosa che aria si respirava tra i tifosi in coda? No, grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere proprio Salerno nella giornata di sabato. Chiaramente la distanza aiuta, il fatto anche che le tifoserie siano gemellate è sicuramente uno stimolo per tanti tifosi a raggiungere la città di Salerno. Chiaramente però tanta anche fatica per accaparrarsi il biglietto, visto che tante code proprio lì al Bar Viola e anche alla tabaccheria Lupis in Viale Salandra. Vabbè, non andiamo nei dettagli, diciamo. Sì, nel senso, quello che posso consigliare ai tifosi è di perlomeno effettuare la registrazione per evitare lunghe code, la registrazione sul sito List Ticket per evitare lunghe code, lunghe attese e poi lì in coda. Ma che aria si respirava tra i tifosi? C'è ottimismo per la prossima partita? Com'era il clima? Cioè, quali commenti hai udito? Sì, molti, ci sono i soliti tifosi che parlano di possibile pareggio con gli amici della Salernitana, quindi questo è stato, diciamo, un tema molto, molto ricorrente. Però è chiaro che poi la maggior parte dei tifosi sono convinti che questo Bari possa giocarsela, c'è fiducia comunque dopo le ultime due vittorie consecutive, quindi il Bari dovrà certamente tentare di vincere questa partita e permettiamoci di dire che comunque non è una sfida impossibile. E a tal proposito c'è Andrea che ci scrive, dice: ciao Luca, ciao Nicola, stamattina mi sono dovuto prendere qualche ora di permesso al lavoro e ora sto andando a fare i biglietti dopo aver perso un intero pomeriggio ieri senza risultati. Nel 2016 tutto ciò lo trovo assurdo. Sì, in effetti questo è un problema, soprattutto quando ci sono queste partite, perché diciamo, Salerno comunque è una trasferta ovviamente tranquillissima, visto il gemellaggio tra le due tifoserie, anche la vicinanza sicuramente aiuta, magari bisognerebbe muoversi prima, comunque anche organizzarsi in maniera diversa, come appunto detto Luca. Però mi rendo conto che magari una persona che lavora non può perdere due ore di tempo per andare a fare un biglietto. Su questo concordo pienamente. Intanto nella giornata di ieri ha parlato anche uno dei protagonisti di queste ultime due partite, vale a dire Marco Romizzi, intervenuto ieri c'è stata una manifestazione promossa dall'Associazione Italiana Oncologica e supportata dal Ministero della Salute. Romizzi che ha detto: speriamo che i consigli che sono stati dati questa mattina riescano perlomeno a far riflettere i giovani su possibili effetti derivanti da un errato modo di vivere. Mentre per quanto riguarda la partita di Novara, Romizzi ha detto: una vittoria molto sofferta ma molto importante per la classifica, ma soprattutto per la convinzione del gruppo. Veniamo da tre vittorie in quattro partite, 9 punti che ci hanno fatto avvicinare il terzo posto. Due gare da titolare e due vittorie, forse un caso, non è assolutamente merito mio ma di tutta la squadra. Sicuramente sono contento di essere tornato in campo, di sentire la fiducia del mister e quella che non è mai mancata dei compagni. Per quanto riguarda la partita di Salerno, Romizzi dice: da oggi iniziamo a pensare a questa partita, si deve fare risultato per dar continuità al nostro cammino e rimanere così nelle parti alte della classifica. Anche se abbiamo 20 punti di differenza dalla Salernitana, non dobbiamo sottovalutarli. Luca, sì, ne parlava anche ieri un radioascoltatore, la Salernitana comunque ha un ottimo organico, magari la classifica è un po' bugiarda.
Sì, soprattutto in casa, poi dove ha fatto la maggior parte dei punti che ha collezionato fino a questo momento, quindi certamente è una squadra che ha comunque dei valori, perché ha giocatori importanti. Penso in primo luogo a Coda, che secondo me è un attaccante fondamentale nell'economia del gioco della Salernitana, e se vogliamo uno degli attaccanti più importanti della Serie B, quindi una gara da non sottovalutare. Però sono d'accordo con Marco Romizzi quando parla di maggiore convinzione, perché poi chiaramente vanno bene le prestazioni, vanno bene le belle giocate, va bene tutto, va bene l'unione del gruppo, però chiaramente poi quando arrivano i punti è chiaro che in un calciatore scatta quella scintilla che probabilmente fino a questo momento era mancata. Intanto c'è un radioascoltatore in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Lo Capirai. Ciao Nicola, ciao Luca, Alessandro sono. Ciao Alessandro. Ciao, ciao Alessandro. Purtroppo le dichiarazioni di Drago si commentano da sole. Questa è la cultura sportiva che c'è in Italia. Probabilmente è il Bari che comincia a far venire un po' di tremarella a chi ci sta davanti, perché sanno benissimo che il potenziale di pubblico che ci abbiamo, facciamo paura. Una domanda ti volevo fare: sai per caso se il settore ospiti della Recchi è limitato solamente al settore inferiore o apriranno anche quello superiore? Sì, senti, da quello che mi risulta solo quello inferiore, almeno questo è quello che ho letto e quello che mi hanno detto. Non sarà sufficiente allora. Sì, hai perfettamente ragione. Magari ci saranno dei cambiamenti nel corso delle modifiche, magari nei prossimi giorni, però al momento in effetti quel settore non dovrebbe bastare per contenere tutti i tifosi del Bari. Intanto c'è un messaggio che ci manda Leonardo, che invita tutti i tifosi che si recheranno a Salerno a fare attenzione quando si transiterà dalle parti di Avellino. Ora non so se c'è qualcosa, se c'è qualche allarme da dare da questo punto di vista, però questo è il messaggio, facciamo attenzione. Bene, e ora siamo pronti per il collegamento telefonico, spazio alla Marcord, l'abbiamo annunciato ad inizio puntata. Oggi con noi un ex biancorosso che ha militato nel Bari a fine anni 90, per lui 79 presenze con la maglia biancorossa e 4 reti con appunto la maglia del Bari, ha fatto anche dei gol molto molto belli e di pregevole fattura, ma molti tifosi lo ricordano soprattutto per questo. Tanto non capirai. E poi entra Ziga, a suo modo sarà decisivo. Prima cerca il diagonale ad incrocio su questa azione e poi soffre di deconcentrazione perché Giorgetti ne approfitta, il pressing è valido, Osmanowski e palla del 2-1, siamo al 34esimo, Bari in vantaggio. Rivediamo il pressing di Giorgetti, sinistro, un secondo controllo e Abbiati è battuto. E sto parlando di Rodolfo Giorgetti, Dodo per gli amici e i tifosi del Bari. Ciao Dodo, benvenuto qui a Tanto Non Capirai. Buongiorno, sull'altra radio. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Dodo, non me ne volere, hai fatto anche dei bei gol a Bari, però quel tuo pressing su Zighe e quel successivo assist a Osmanowski sono tra le pagine più belle del Bari alla Scala del Calcio, quel Bari di Fascetti che riuscì anche a strappare un prezioso 2-2 in casa del Milan di UEA, Boban e Leonardo. Gran bella partita quella, no? Sì, no, era un periodo dove a prescindere dai risultati finali che ottenevo, perché fu un quadriennio secondo me tra i più belli, perché una promozione dalla B alla A e 3 salvette consecutive in A con una squadra non di campioni, con una squadra di ragazzi per la maggior parte gregari, presi anche dalle categorie inferiori come De Ascentis, Sara, Zambrotta, io, e poi insomma ci andavamo a giocare con tutti. Tu stai ricordando il Milan, ma ricordiamoci che eravamo veramente in quegli anni la bestia nera dell'Inter. Sì, come no, quante però vittorie, anche con altre squadre, insomma, negli anni 90, anche anni 2000, spesso abbiamo battuto i nerazzurri. Dodo, veniamo al Bari di oggi. Tu ora hai intrapreso la carriera da allenatore, ecco, da tecnico, che idea ti sei fatto su questo Bari discontinuo targato Andrea Camplone?
Sì, è un Bari sicuramente discontinuo, dove viene fuori da un periodo febbraio non positivo, e in questo ultimo mese ha dato secondo me una marcia importante a quello che potrebbe essere il campionato del Bari, perché a marzo con 3 vittorie e 1 sconfitta sicuramente è un tabellino di marcia che porterebbe il Bari sicuramente a svolgere i playoff. Quello di anche comune denominatore di quando del mio Bari è che anche noi a febbraio avevamo un calo importante, e che dopo invece ci trovavamo risollevati dagli ultimi mesi. Perciò io l'augurio che posso fare a questo Bari è che intraprenda un tabellino di marcia come quello, il trend che avevamo noi, e che sia un aprile importantissimo, con addirittura una partita in più, con un turno infrasettimanale, che ripeta insomma quello che è stato i risultati di marzo. Ciao Dodo, buongiorno. Luca Deletteris. Il problema più grande di questo Bari sembra essere la mancanza di continuità di risultati, specie lontano dal San Nicola, nonostante l'ultima uscita vittoriosa in quel di Novara. Da tecnico, tu da cosa credi possa dipendere questa mancanza di continuità? Ma guarda, è una cosa, andiamo in un tema molto difficile sicuramente, ed è la cosa più facile da analizzare, è che giocare tra le mura amiche a Bari con il pubblico è veramente il 12° uomo in campo, e la differenza che ci può essere tra la tua squadra e la squadra avversaria è tanta, perché a te il pubblico dà tantissimo, agli altri soprattutto il palcoscenico oltre il pubblico può togliere qualcosina, e perciò i risultati sono sempre più a favore del Bari. È quello che, anche se poi insomma i tifosi abbiamo un gran seguito anche fuori, non è che è da apprezzare anche quello, però sicuramente come dici tu sarà importante continuare questo tabellino di marcia di marzo, anche fare qualche colpo fuori dal San Nicola. Ci saranno partite importanti, ci sarà da andare a Livorno, a Ascoli, perciò sicuramente aprile abbiamo 3 partite in casa e 2 fuori, perciò da questo punto di vista potremmo essere un po' facilitati. E poi bisogna pensare che per mantenere questa marcia bisogna fare qualche colpo fuori. Ma io penso che sia stato un periodo, quello di febbraio, che si possa anche ribaltare. Mi piace sentir parlare un ex calciatore del Bari quando dice avremo, giocheremo contro, quindi diciamo un ex del Bari ancora partecipe dei risultati e della... No, il Bari lo seguo perché è una piazza matura per poter fare calcio importante con un pubblico importante, è una delle realtà italiane più belle, e questo è all'occhio di tutti. Poi per quanto mi riguarda, io ho fatto 4 anni della mia carriera, a me Bari mi ha reso calciatore, mi ha preso dalle categorie inferiori e mi sono trovato in un palcoscenico importante, in un campionato importante, a essere protagonista. Perciò l'attaccamento ci sarà sempre. Ho vissuto 4 anni fondamentali, anche con difficoltà, come tutti sanno, però... anche il fatto mio personale, come molti si ricordano, che all'inizio ho avuto qualche problema, non ero ben stimato, il dopo ritornare sui passi, secondo il mio punto di vista, è sinonimo di una maturità, di una tifoseria e di una piazza importante. È per questo che io auguro al Bari di riuscire a fare campionati, di tornare alla massima serie, perché insomma... anche in Serie A piazze come Bari ce ne sono pochine.
Vi ricordo che siamo in diretta con Dodo Giorgetti, ex calciatore del Bari. Dodo, tu hai giocato con tanti grandi calciatori del Bari, tra questi uno dei miei idoli, lo sanno un po' tutti, vale a dire XL Osmanowski, tra l'altro XL è anche un mio soprannome. Che tipi erano questi scandinavi del Bari? Perché oltre ad Osmanowski c'erano anche Daniel Anderson, Madsen, Knudsen, che secondo me aveva delle grandi potenzialità, però purtroppo non si ambientò benissimo, però per me era un gran bel giocatore. Guarda, io adesso da tecnico mi trovo a costruire delle squadre, a parlare, sì, di giocatori, di dinamiche, e io penso veramente che quegli anni chi ha lavorato nel Bari è stato veramente di un talento esagerato, parlo a livello di dirigenza, perché noi eravamo un assemblaggio di culture di diverse. Se tu pensi a quante etnie ci avevamo dentro una squadra con lingue diverse, un allenatore che non parlava inglese, che loro si dovevano adeguare subito immediatamente a capire quelle che erano le esigenze dell'allenatore, e probabilmente avevamo un valore noi italiani importante, che facevamo sentire subito a casa queste persone, che poi erano ragazzi, neanche gente adulta, perciò abbiamo ottenuto dei risultati. Io a volte ci penso e dico come abbiamo fatto, non me lo spiego, perché noi avevamo veramente, poi adesso per dire questa settimana ho pensato molto alle convocazioni nazionali, perché a me c'è andato via un ragazzo, tra sicuramente il più bravo che abbiamo, è andato via il nazionale Under 20, e io allora questa settimana ho pensato a quando ci abbandonavano i nostri nazionali, ma noi ci abbandonavano per mesi, cioè sì, Mazinga sì, ci abbandonava per un mese, tipo Mazinga che andava a fare Anderson, la Coppa d'Africa, Osmanowski, cioè, ed è bello. Per quanto riguarda nello specifico Osmanowski, io ti dico che erano ragazzi veramente eccezionali. Ho conosciuto in seguito la persona che Morabito, che li portava in Italia, e già alla fonte c'era una selezione per quanto riguarda le caratteristiche del giocatore dal punto di vista umano. E io ti dico, Osmanowski, non ti nascondo che quando arrivò un po' di titubanza ce la mise, anche solo vedendolo fisicamente, sì, perché ti trovi a giocare in Serie A con un ragazzo alto 1,75 che pesava 65 kg e un po' di dubbi ti potevano venire. Invece dopo Osmanowski si è dimostrato di una determinazione, di un'applicazione, di una tecnica che ha dato la possibilità di lui di essere protagonista nel nostro Bari. Cioè, ieri ho rivisto il bellissimo gol a pallonetto fatto ad Abbiati, se non sbaglio, appunto in quel Milan-Bari. Dodo, restando in tema svedesi, più di un anno fa ci lasciava Klas Ingesson, tu eri molto legato a Klas, l'abbiamo ricordato anche in altre occasioni. Io ti volevo soltanto chiedere magari un episodio simpatico legato al grande guerriero nativo di Odeshog, cioè un qualcosa che possa farci sorridere ricordando Klas. No, mi fate piangere. Finisco di no. Va bene, dai, cambiamo argomento. Hai parlato di un Bari, quello appunto di Eugenio Fascetti, tecnico che ha fatto benissimo la guida del Bari, purtroppo ha rovinato il tutto con alcune dichiarazioni verso la tifoseria che non sono sempre state simpatiche. Voi come vivevate questo modo di fare del tecnico toscano? No, noi tieni conto che come molti si ricordano erano periodi molto difficili nel rapporto tifoseria società e tecnico, e anche per quello tante volte mi spiego come potevamo andare avanti, e io ti dico che Eugenio Fascetti dal punto di vista gestionale sicuramente non la sua dote migliore non era sicuramente insegnar calcio, la tattica, ma io ti posso garantire che la domenica non sbagliava e aveva una lettura di gara e un modo di impostare la partita sull'avversario insuperabile, e lui era insuperabile anche dal punto di vista della gestione del gruppo. Cioè,
lui proteggeva, andava spesso a schermo, a scudo nei confronti della squadra. E questa è diciamo una, che molte cose ricorda per quanto riguarda la gestione del gruppo e questo esporsi anche per conto dei calciatori, ricorda un pochino Mourinho, cioè questa volontà di prendersi lui tutte le responsabilità. Non so se... Io vi garantisco che lui tante volte andava allo scontro lui per distogliere l'attenzione sulla squadra e per svincolare la squadra, ve lo garantisco. Tipico atteggiamento dell'ex tecnico dell'Inter. Perfetto, io Dodo ti ringrazio per essere intervenuto questa mattina ai nostri microfoni, veramente bellissimo averti risentito, magari ci sentiremo nel corso della stagione, magari per commentare un Bari in lotta per la Serie A. Grazie mille a Dodo Giorgetti, un in bocca grazie al lupo per la tua carriera. Grazie a voi, buona giornata a tutti e agli ascoltatori. Grazie a Dodo Giorgetti. Bene, noi siamo in chiusura, vi ringrazio per essere stati con noi, saluto e ringrazio Luca Deleteris, ciao Luca, a domani. Ciao Nicola, a domani, un saluto a tutti i radioascoltatori. Vi ricordo che la replica della puntata andrà in onda alle 13.15, ma la troverete anche sulle nostre pagine Facebook, sul sito, sul forum di orgogliobarese.it, mentre io vi do appuntamento a domani, sempre alle ore 7, con Tanto non capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio. Forza Bari e ciao, da Nicola Lucarelli. La senti questa voce? Chi canta l'amore? La maglia è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Orgoglio Barese, su l'altra radio.